Do you ever think that you actually would kill yourself? Well, I have thought of a real deep. Yes, I believe I would. L'Università della Tuscia e all'Associazione della Ripositiva. Questo abbiamo tempi contingentali perché i relatori sono molti, la materia è interessante e vasta, per cui io mi limiterò soltanto a darvi un saluto. Sono Travella, assessore all'ambiente del Comune di Montefascone. Questa è una giornata importante per il tema è assolutamente importante. Noi, il nostro territorio è caratterizzato in maniera forte, in maniera assoluta, dalla presenza del lago. Il lago di Borsena caratterizza tutto il nostro territorio perché è la ricchezza sostanziale di questo territorio. Però questa ricchezza, per essere tale, ha necessità di essere tenuta nel debito conto su tutti gli aspetti. Da anni tutte le amministrazioni comunali stanno sollecitando a vario livello che la regione, che lo Stato, che la comunità europea stessa si occupi in maniera più importante del lago e delle acque del lago. E questo però, devo dire, non avviene, come dicevo prima, avviene con ritardi enormi. Basta pensare per esempio all'ultimo intervento che è stato previsto, dove sono stati stanziati anche bei soldi per intervenire con un finanziamento appunto sul bacino dell'acqua, quindi per il cobalt, e i ritardi sostanziali con cui queste risorse vengono impiegate. Noi abbiamo e avremo, se andiamo avanti così, un'emergenza che è un'emergenza continua, un'emergenza che di stagione in stagione si manifesta. Le amministrazioni comunali non possono assolutamente far fronte a quelle che sono le necessità e gli investimenti per la tutela dell'acqua del Mezzogiorno, perché non è assolutamente possibile, ma perché questo lago credo che sia un bene che non è soltanto nostro, non è soltanto di questi luoghi, non è soltanto della Tuscia, ha un'importanza che va ben al di là. Quindi questa importanza deve essere comunque sempre tenuta conto quando si decide di intervenire per tutelare, ma tutelare a 360 gradi il territorio. Questa risorsa, e qui mi fermo, che non può essere considerata tale come per esempio circa una settimana fa, quando sono stato presso la Regione Lazio per approvare i progetti che riguardano appunto gli impianti di terziarizzazione, quindi la zona del lago, la zona della Tuscia, anche quello è un altro bel aspetto. Quando per esempio anche io ho sentito parlare del lago come risorsa idropotabile, come risorsa da poter utilizzare per risolvere i problemi idrici non soltanto della nostra zona ma di zone anche più ampie. Cioè non può essere solo questo, assolutamente, anche perché questo poi, a qualcuno, come io ho detto lì in quell'occasione, questo se qualcuno non lo considera in maniera opportuna ed adeguata non sarà più possibile tra qualche anno, perché non ci sarà più la materia prima, cioè l'acqua da poter utilizzare per quei fini. Abbiamo il piacere di ospitare qui l'ingegner Paolo Equitani, che è il vicepresidente della provincia ed è assessore all'ambiente dell'amministrazione provinciale, che è stato sindaco di Bolzena, quindi anche lui molto coinvolto in questa tematica. Devo dire che il problema delle acque superficiali, il problema dei laghi della provincia di Viterbo, il problema dei fiumi della provincia di Viterbo, è uno dei problemi che si sta attanagliando, anche cercando di crearci una serie di problematiche che non sono di ieri, sono problematiche che vengono veramente da lontano e che forse una politica, voglio dire, vado in senso lato, un po' miope, ha mancato di affrontare con una programmazione attenta, con aggravi alla spesa pubblica veramente di dimensioni importanti. Tenete conto di una cifra che dovrebbe Marzenico, nella sua temporanea soluzione, che speriamo di mettere in campo in qualche giorno, costerà qualcosa come 37 milioni di euro, che è una cifra, se pensiamo assurda, tenuto conto che avrà una validità nel tempo di 6 o 7 anni e poi dovremmo andare a una soluzione definitiva. Quindi è evidente che questo tipo di atteggiamento rispetto alle problematiche del territorio è sbagliato e non porta da alcuna parte. Certo, una cosa è che gli enti superiori, regione e anche lo stesso Stato
si devono rendere conto che il problema lago non può essere relegato ai 7-8 comuni del bacino, cioè ha una valenza talmente grande e importante. Ci ricordava il sindaco ZPS, sì, in quel caso diventiamo, diciamo, europei nella nostra valenza, poi quando c'è dei problemi diventiamo locali e ci riferiamo a 6-7 comuni pieni di problemi naturalmente già gestionali e insieme nella temperatura. È chiaro che se vogliamo, se si vuole difendere questo lago, che ha bisogno di risorse, le risorse devono venire non soltanto dai comuni, perché sono impossibilità da mettere in campo, devono venire dagli enti superiori, qua devono capire che per salvaguardare un bene di questo rilievo, di questa importanza, è necessario investire, è necessario programmare, non si può continuare a vivere alla giornata, perché vivendo la giornata non andiamo da nessuna parte. La mia relazione riguarderà essenzialmente gli aspetti idrogeologici del lago. Già questa immagine ci dà un'idea della varietà di prodotti eruttati durante la storia vulcanologica del distretto di Russi. Un assetto stratigrafico piuttosto variegato. Ecco, queste sono diverse formazioni che si alternano, variano lungo la verticale, ma nella precedente carta abbiamo visto variano anche in planimetria. Tutto ciò in qualche modo condiziona l'idrogeologia. Questa è una sezione che attraversa i prodotti vulcanici, essenzialmente i prodotti vulcanici. Poi abbiamo altre sezioni più profonde che raggiungono invece il substrato, ecco, vedete qui rappresentato sia da formazioni fliscioidi sia più in profondità da depositi carbonatici. Ve li cito perché anche questi hanno una valenza, un impatto diverso nelle modalità di flusso delle acque sotterranee. Ecco, adesso possiamo focalizzare l'attenzione sul lago di Polsena. Quello che vediamo qui, la simbologia riportata su questa carta, è il bacino imbrifero, questo in verde, il lago chiaramente, e poi in rosso vedete tracciato il bacino idrogeologico. Bacino imbrifero è quello responsabile del flusso degli afflussi idrici superficiali verso il lago. Il bacino idrogeologico non lo vediamo in superficie, ma lo vediamo attraverso altre rappresentazioni, attraverso la rappresentazione della falda. Ecco, il bacino idrogeologico più ampio, quello in rosso, condiziona ancora gli apporti idrici verso il lago, perché alimenta il lago, lo possiamo definire come un affioramento della falda, cioè il lago è strettamente, le acque del lago sono strettamente connesse con i deflussi idrici sotterranei. Risulta da questi lavori che il bacino idrogeologico è più ampio del bacino imbrifero. Tutto questo condiziona il, sentivo parlare prima di risorse del lago. Ecco, le risorse del lago vanno dettagliate in questo modo, attraverso un bilancio. Ecco, gestire le risorse significa innanzitutto conoscere il bilancio. Bilancio del lago che si può esprimere attraverso questa relazione, è una delle relazioni possibili, in particolare qui riporto i risultati di una valutazione media annua, quindi mediata nel periodo 1948-1985, dove a parte l'espressione volevo richiamare l'attenzione su questi termini. Ecco, questo PS rappresenta le piogge medie dirette sullo specchio lacustre, sono 105 milioni, circa 500, 105 milioni anno, che corrispondono a poco meno, se si tiene conto dei 114 km quadri della superficie dello specchio lacustre, corrispondono all'incirca a 900 mm, poco più di 900 mm. Vedete che l'altra voce diretta dal lago è l'evaporazione, sono 118 milioni di metri cubi, che corrispondono a circa 1000 mm, quindi l'evaporazione in media in questo periodo è superiore all'apporto meteorico. Vividdio il lago è alimentato da altri termini, tra questi certamente
gli influssi sul bacino imbrifero, e poi rappresentato da questo termine qui, ma vi sono anche uscite dal lago, queste rappresentano le uscite dall'emissario, IRE rappresentano le uscite da parte dei prelievi sia diretti dal lago, ma prelievi anche sulla falda. Ma se ricordiamo il fatto che la falda è connessa al lago, quindi i prelievi dalla falda incidono indirettamente sulle risorse idriche del sistema lago di Bolsena. Abbiamo ancora altri due termini, questi vedete che in questa espressione sono incognite, perché in qualche modo non determinabili direttamente o almeno sperimentalmente come gli altri termini. Questi termini qui rappresentano la somma delle entrate meno le uscite per vie sotterranee. Vedete, questa somma è positiva, sono 45 milioni di metri cubi, e quindi significa che il lago, la falda, alimenta il lago e ne scende la quantità ridotta, quindi dal lago, dalle acque superficiali, c'è un'alimentazione verso la falda, ma ciò che entra dalla falda è superiore a quanto viene. Questi studi sono fondamentali chiaramente per capire quali sono i termini e quali sono i termini sui quali l'uomo può in qualche modo agire, perché in questo caso i termini di competenza, diciamo, antropica sono i prelievi, sono le uscite dall'emissario. Perché dico queste cose? Perché in realtà questi modelli, allorché calibrati, possono essere utilizzati in termini previsionali. Ecco, vedete, questa è la distribuzione dell'arsenico solo nella falda di base, però vi ho evidenziato che ci sono diverse falde nella zona. Quindi questa è una carta relativa al lago di Bolsena qui, Vedete, qui non abbiamo grosse concentrazioni, cioè queste concentrazioni di arsenico nella falda di base sono ancora condizionate all'assetto geologico. Però volevo richiamare l'attenzione su questa elaborazione che è prodotto tra concentrazione di arsenico per prelievi dalla fonte idropotabile. E guardate, qui nonostante una bassa concentrazione c'è un'elevata massa sollevata nel corso di un anno. Evidentemente è la portata che è elevata di prelievi. Qui invece è normale che ci siano queste cose così grosse. Perché? Perché la concentrazione è elevata, quindi anche per un basso prelievo la massa sollevata è elevata. L'arsenico, quindi l'idea arsenificatore, certamente la soluzione è la soluzione del momento, però attenzione, perché notate questa cosa qui, questa è la fontanella, quella. E vabbè, sono 2 microgrammi litro, quindi siamo di sotto dei livelli normativi. Però i fluorurii sono a 1,68 mg. La legge dice 1,5 limite di concentrazione per l'utilizzo potabile. Che quando si parla di una crisi idrica, attenzione, prima di dire che si tratta di una crisi idrica, guardiamo un attimo se non è una crisi della gestione. La gestione è un processo, si diceva, partecipato. Quindi le conoscenze scientifiche ci sono, io credo, da quello che abbiamo visto c'è una buona conoscenza di base, talvolta però non sempre queste vengono poi richiamate negli aspetti gestionali di queste problematiche, vedete, sono problematiche grosse. Grazie per l'attenzione.